Il direttore del carcere delle Vallette che ha deciso di trovare le casse, il direttore di questo carcere per delle proteste che lui ha portato avanti nel carcere di Torino per la dignità dei detenuti e per il rispetto dei diritti dei detenuti. Giorgio si trova in carcere agli arresti come molte altre persone, come Luca Ivrea, come Alessio Torino, come altri in altre città italiane, per essersi opposto all'invasione della libera Repubblica della Maddalena il 27 giugno del 2011. Il progetto TAV è un progetto assolutamente nocivo, dannoso, inutile, costosissimo per i soldi pubblici, che ricordiamo non sono sempre soldi nostri, che siamo noi che studiamo col nostro lavoro. È un progetto che serve soltanto a dare la possibilità alle mafie di guadagnare, mafie legali o illegali, di guadagnare sull'opera, ed è il Movimento Natale, un movimento sociale che ormai travalica questa battaglia e si rivela come un fronte anticrisi principale in questo momento in questo paese, che trova già comunque un seguito e una riproduzione nel resto del paese. Quindi questo lo diciamo anche perché chi ci sente da dentro sappia che la lotta allo TAV non è una lotta di una minoranza, non è una lotta di qualche matto ideologizzato, ma una lotta importante. Giorgio si trova dentro per aver portato avanti questa lotta nell'interesse di tutte e di tutti. E questo movimento, che ha patito questi arresti, sta cercando in tutti i modi adesso di far proprio anche la questione del sovraffollamento carcerario, delle sofferenze che i detenuti devono patire in questo paese, detenuti che in gran parte spesso sono detenuti sociali, che sono dentro per reati legati alla povertà, all'emarginazione, alla difficoltà a trovare il lavoro. Quindi ribadisco, siamo qua davvero per far sentire a tutti e tutti voi la nostra solidarietà, per dire che siamo pronti ad appoggiare le vostre rivendicazioni, le vostre proteste, se le metterete in campo. Continueremo a rispondere ai comunicati che scrivete, abbiamo a cuore la vostra lotta, non smetteremo mai un secondo di pensarvi e non abbandoneremo neanche per un istante la battaglia per la liberazione di Giorgio e di tutti gli arrestati in Italia. E noi la tiriamo sulla sua libertà! Caro Giorgio, non è giusto che il carcere sia una cosa molto brutta, perché non ci fanno imparare le cose giuste. Cari compagni, cari compagni, prima di tutto vi porto la solidarietà e la richiesta dell'immediata scarcerazione del compagno Giorgio da parte della FIOM CGIL di Cuneo, che è qui con voi. E siccome martedì sarà un giorno importante per Giorgio, perché decideranno se lasciarlo almeno agli arresti domiciliari o continuare questa sua carcerazione, noi diciamo subito che se non lo lasceranno libero torneremo qua mille volte, fino a quando riusciremo a tenere la sua libertà. La FIOM, come voi sapete bene, ha sempre aderito al movimento contro l'alta velocità. E il motivo è perché abbiamo capito che i padroni che vogliono costruire l'alta velocità sono gli stessi identici padroni che vogliono toglierci l'articolo 18, sono gli stessi identici padroni che vogliono togliere i diritti nelle fabbriche, che vogliono trasformare i luoghi di lavoro nello stesso cosa che vediamo qua davanti, in un carcere dove le persone non hanno diritti, dove le persone non hanno dignità. Il compagno Giorgio ci sta insegnando molte cose da questo luogo. Ci ha insegnato che davvero un militante no TAV non sta pensando solamente alla sua persona, alla sua condizione. Immediatamente, come è entrato nel carcere, ha iniziato a lottare, a continuare la sua lotta contro il sovraffollamento, contro i diritti negati, e che è una vergogna per qualsiasi paese civile la condizione carceraria che si trovano a vivere migliaia e migliaia di detenuti. E il compagno Giorgio immediatamente l'ha denunciata, ed è per questo che è stato trasferito, è per questo che è in isolamento, ed è per il fatto che è un compagno che lotta e conosciamo tutti, lotterà ancora. Ma noi dobbiamo continuare a venire qua, perché è molto importante, perché questa pressione che stiamo facendo, se continua, farà sì non solamente che credo verrà scarcerato il compagno, ma anche quelli che sono ancora lì dentro potranno stare un pochettino meglio. Compagno e compagno, non ho molto da aggiungere sinceramente a quello che sto dicendo, se non il fatto che
la Fiume sarà sempre contro la TAV, la Fiume sarà sempre con voi, questo è una garanzia, perché noi pensiamo e crediamo in un altro modello di sviluppo e sappiamo molto bene cosa vuol dire le grandi opere, cosa ci sta dietro, quanto ci costano, qual è il danno ecologico che esse creano e la loro totale inutilità. Perciò non voglio aggiungere altro, solamente una cosa che è uno slogan che conoscete benissimo tutti, perché mi piace molto, perché è molto semplice, perché è un po' come il linguaggio che parlano i lavoratori nelle fabbriche, semplice e conciso. La Valsusa paura non ne ha. Vabbè, io voglio invece cogliere l'occasione una volta in più, visto che qui ultimamente ci siamo stati più volte, per portare un nostro saluto a tutti quelli che si trovano rinchiusi lì dentro in questo carcere, sapendo che qui fuori c'è chi pensa alle condizioni che state vivendo. Noi oggi siamo qui e non siamo qui solamente perché all'interno del carcere c'è un nostro compagno nel braccio Noiso, ma siamo qui proprio perché da dentro c'è proprio venuta la richiesta di togliere questo velo che c'è tra il carcere e la società, far sapere ovunque quello che succede. All'interno di questo carcere esiste un braccio di isolamento dove i detenuti, in attesa di giudizio, continuano a vivere l'isolamento e lo vivono di fatto anche se in teoria non ci sono. Sappiamo che questo carcere, come tutte le carceri italiane, è sovraffollato e sappiamo che all'interno del carcere l'umanità non è sicuramente una delle prime cose che ci sono. Sappiamo le regole a cui dovete sottostare, conosciamo questo tipo di vita. Chi c'è da questa parte delle grate che ci dividono da voi sta da un'altra parte rispetto a quelli che avete intorno in divisa. Noi sicuramente siamo qui in appoggio ad ogni forma di lotta e di resistenza individuale e collettiva all'interno di queste mura. Vogliamo dire a tutti che, come già è stato fatto in altre occasioni, che Giorgio è un nostro compagno, è un nostro amico, e chi è un amico di Giorgio automaticamente è un amico nostro. È questo che bisogna comprendere e capire anche la nostra presenza qui, anche sapere che quello che è successo giovedì scorso con gli europarlamentari, i consiglieri regionali che sono entrati in carcere, sono venuti a supporto delle vostre condizioni per provare a togliere ancora una volta il buio che c'è sul carcere. Noi chiaramente siamo qui perché Giorgio è un nostro compagno di lotta, noi siamo abituati a lottare tutti insieme, facciamo parte di un movimento che fa della lotta collettiva, che fa dello stare insieme una delle sue forze più grandi, e siamo quelli che anche all'interno di una valle, in un progetto che dovrebbe solamente coinvolgere una linea ferroviaria, nella realtà abbiamo capito, lo capiamo da tempo, che facciamo una lotta contro tutte le ingiustizie, facciamo una lotta per la dignità di tutte le persone, ed è per quello che appoggiamo le lotte, che siamo qui con questo spirito, uno spirito deciso e forte, perché come è chiaro anche nella situazione della Val di Susa, che probabilmente conoscerete anche dai giornali, anche in quel caso noi di fronte abbiamo la stessa ottica che c'è qui con il carcere, un'ottica fatta di mura, fatta di sbarre, fatta di filo spinato, fatta di guardie. Noi bene anche in quella situazione sappiamo da che parte stare, sappiamo che quelle mura e quel filo spinato che noi abbiamo a Chiomonte, che voi avete qui, è uno spartiacque su come si intende vivere questo mondo. L'idea che abbiamo noi del mondo è totalmente diversa da questa idea che ci troviamo di fronte. È un'idea che sicuramente non ha nessun tipo di appoggio tra le persone che vi chiudono le porte tutti i giorni. Noi siamo quelli che le porte le vogliono aprire, che le sbarre non le vogliono vedere, che i recinti fanno cadere, che il filo spinato vogliono tagliare, insieme in tanti. Noi siamo qui oggi a portarvi un saluto, a portarvi un po' di colore, a dirvi che non siete soli. Siamo qui per Giorgio, ma siamo qui per tutti voi. La vostra vita fa parte della nostra lotta.
una lettera scritta da Nicoletta Dosio, che purtroppo oggi non poteva essere qui, perché come ultimamente molti notari stanno facendo in giro per l'Italia a raccontare quello che succede e succederà in quella valle. Caro Giorgio, provo grande dispiacere di non poter essere oggi insieme ai compagni sotto le mura del carcere che ti rinchiude fisicamente, ma che di te e degli altri fratelli detenuti non è certo riuscito a rinchiudere lo spirito libero, la voce, l'esigenza di vivere e di lottare. In queste ore mi trovo a Cosenza, invitato ad una delle tante assemblee che portano i militanti lontani in giro per il paese, a raccontare la valle che resiste, espandendo consapevolezza e conflitto. Ho letto in assemblea il tuo, vostro comunicato di detenuti della sezione isolamento del carcere di Saluzzo. Ha suscitato commozione e indignazione. Può essere sicuramente l'inizio di una mobilitazione di denuncia attiva contro i non luoghi, che sono le carcere, e la non vita alla quale la mano subdola. È violenta del potere costringe con sbarre e isolamento chi non si adatta, perché troppo anomala rispetto all'imperativo categorico del produci, consuma, crepa, o più semplicemente troppo umano per diventare strumento bruto del sistema. In valle, più solenne, in credenza, nei modi della lotta ci serve la tua presenza, la tua fraterna esperienza. I bussolenesi chiedono di te e ti salutano. Domenica scorsa siamo tornati in Clarea, anche là crescono muri, reti, filo spinato. La nostra piccola, amata baita è come te, come voi, incarcerata in una sezione di isolamento, un recinto nel recinto, sorvegliata a vista. Dentro i muri del non cantiere sta avanzando la desolazione. Dove vivevano castagne e ciliegi c'è un ammasso di tronchi e radici, ma una parte del bosco resiste e tra i rami si intrecciano voci e voli, si ricostruiscono nidi. Nulla possono le barriere contro i liberi abitanti dell'aria, né riescono a fermare le nubi e il vento di primavera, il profumo di biancospini in fiore che vince anche l'acre, persistente odore dei lacrimogeni. A ridosso delle loro fortificazioni, nel pezzo di terra acquistato collettivamente, abbiamo rimesso in piedi un presidio. Per ora si tratta di una piccola struttura in lamiera, ma presto diventerà qualcosa di più bello e comodo. Come sai, al movimento Rotav non mancano sapere e dignità animali. E stiamo già progettando il recupero di una piccola vigna, al momento abbandonata, ma ancora viva, e la ripulitura della radura adiacente, nella quale tra i bossoli di lacrimogeni occhieggiano primi, viola e erba novella. Caro Giorgio, grande forza ci viene dalla vostra volontà di non adeguarvi a saper farla a galera. Anche noi continueremo ad opporci al destino indotto di territorio occupato, di popolo di troppo. Le sbarre carcerarie che vi rinchiudono, come l'apparato militare che tiene in catene la libera Repubblica della Maddalena, la Baita Clarea, la Lavanda e le vigne della Manà, non sono invincibili. Allo stesso modo, prima o poi, salteranno i ceppi economici, sociali, politici, di cui sono schiavi. Tanti territori di sofferenze che di tanti territori, collettività, persone in ogni parte del mondo. Presto si aprirà anche la gabbia di sofferenze che mobilizza Luca in un letto d'ospedale. L'arroganza del potere che si fa repressione, militarizzazione dei territori, schiavitù dei lavoratori, sfruttamento insostenibile della terra e di ogni essere vivente è la più evidente prova della sua debolezza e della forza irresistibile, contagiosa delle nostre ragioni. Nulla potrà nei loro apparati contro la giusta ribellione degli oppressi e l'esigenza di un futuro vivibile per tutti. Perché, come Pablo Neruda contro il fascismo di Pinochet, anche noi, contro il fascismo delle banche e del partito trasversale degli affari, abbiamo un'ineliminabile, fermissima certezza. Potranno tagliare anche tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera.
un abbraccio affettuosissimo e resistente a te, a voi tutti, compagni, a tutti i detenuti del carcere di Saluzzo. Vi vogliamo liberi, liberi subito, Nicoletta.